il gallo delle bocche di rosa, dei transessuali, omosessuali, lesbiche, il gallo del metodo basale, dei carcerati, delle politiche sociali, del CNCA, il gallo degli emarginati, delle madri disperate a cui non sapeva dire di no, il gallo delle persone, il gallo antifascista. Ho il ricordo di un uomo estremamente simpatico, innanzitutto estremamente simpatico, un grandissimo seduttore. Capisco che voi portatori sani di tonaca magari la definizione vi tocca un po', ma veramente un grande seduttore. Una soubrette pazzesca, chiunque abbia diviso il palco con Don Gallo non ce la poteva fare. Vi assicuro che io non ho molti problemi con le parole, era micidiale, a un certo punto bisognava batterlo per farlo smettere. Ma con un concetto di, è curioso, se penso al Gallo, il primo aggettivo che mi viene in mente, per non sentire, è laico. Questa specie di preghiera laica, dacci oggi il nostro fatto quotidiano, che a noi faceva molto piacere perché già mescolava il sacro al profano. Don Gallo è una di quelle rare persone, ne parlo al presente perché evidentemente lo sento presente, che non si limitava a dire ma faceva. Questo ci manca perché persone come lui ce ne sono pochissime. Che opinioni ne avrebbe lui oggi di quella che è tanto chiamata la crisi migrante? Ma lui farebbe sentire la sua voce, che era alta e forte, farebbe casino, ma ne farebbe tanto. E a me dispiace appunto che Don Gallo non ci sia, perché lo vorrei vedere in certe trasmissioni televisive dire quello che a certi personaggi, quello che si meritano. Il suo Vangelo era quello di D'Andrea, il suo Vangelo era, questi erano dentro, perché voleva riscrivere il Vangelo come buona notizia, e la buona notizia per lui era questa, per cui c'avevo una grande voglia di rompere gli schemi. Rompo gli schemi, e il Gallo lo sapeva, perché io sono una sua tossica di merda, così lui ci chiamava e mi chiamava quando mi presentava sul palco, no? Ciò che mi piace di più ricordare del Gallo con me stessa è l'uomo, e quindi non è più, è stato certo il coordinatore della comunità a cui mi sento di appartenere, a cui e che ho frequentato come tossica e poi come persona libera dalle dipendenze, ma è stato un uomo fondamentale per la mia esistenza. Ma mia figlia è affezionata a lui come fosse un nonno, no? Che semplicemente non può vedere, ma che sa che è con lei. Ogni tanto mi dice se lo posso sognare, e la cosa mi commuove molto.